Via. Salve. Salve. Che comincio a parlare. Sì, io sì. sono Vincenzo Zamboni e godo della piacevole esperienza che non ho mai avuto di intervistare un filosofo. Non sono un filosofo, sono un estraneo del mestiere perché professionalmente sono un fisico, ma naturalmente prima di essere un fisico, che è una particolarizzazione, sono un essere umano, definibile in tanti modi, quindi sono comunque curioso di sentire cosa ci possiamo dire. Certo. Allora, comincerei? Sì. Chiedo io? Sì. Comincerei con un paio di domande generali che mi interessano. Ma la prima è la seguente. Filosofia, etimologicamente, in origine, significa semplicemente amore per il sapere, amicizia per la sapienza, giusto? E pertanto si è creato storicamente una specie di alveo definito nel quale i filosofi si riconoscono. Almeno questa è l'impressione che io ho avuto, che ho provato discutendo via internet con alcuni filosofi in gruppi di filosofia. Però personalmente trovo strano questa spaccatura tra un sapere detto filosofia e altri saperi, uso il plurale, che vi sarebbero estranei. C'è una vecchia polemica, se vogliamo, tra le due culture, quella umanistica e quella scientifica, ma non ci sono solo quelle. Io sono anche musicista e trovo che sia una parte del sapere umano, anche se un po' anomala, perché non si presenta con forma logico-verbale. Ne pensa qualcosa? Dunque, primo, quell'amore per il sapere di cui dice il mondo antico non prevede la separazione tra scienza naturale e scienza filosofica. Al contrario, i filosofi antichi hanno fondamentalmente un interesse per lo studio della realtà naturale. La divisione tra scienze della natura e filosofia è ben più tarda e rimanda a fenomeni complessi come la divisione del lavoro, ma originariamente sicuramente non c'è questa distinzione. Basta d'altra parte leggere, leggere Aristotele o leggere Platone per comprendere benissimo, pensa al dialogo Menone, fai conto, e pensa alle confutazioni sofistiche, per rendersi conto di come il filosofo antico ha veramente amore per il sapere, laddove il sapere non è un sapere specifico, filosofico, che si distingue da altri, è amore per il sapere, è una continua ricerca alla domanda perché. Ecco, e io credo che la definizione più esatta in realtà di filosofia possa essere questa: perché? Il filosofo è quello che ricerca il perché. Ora, è ben chiaro che il perché si colloca a livelli diversi. È chiaro, per esempio, non so, penso a Hilbert, esiste un livello del sapere a cui non si pone la domanda perché, ma dal quale si parte per arrivare a conclusioni. Il filosofo chiede perché anche a quel livello a cui il matematico si sottrae, o almeno lo accetta come postulato del suo ragionamento. Ma questo non è una caratteristica del filosofo. Proprio la storia moderna ci mostra che mille e mille sono i matematici che si sono posti il problema del perché della matematica, che si sono posti il problema che è il numero.
Pensa a Bertrand Russell, pensa a come nasce la teoria degli insiemi. Quella distinzione in realtà non ha un fondamento storico. Quello che ha fondamento è un'altra cosa. E questo noi lo vediamo ben documentato, non in testi marxisti, ma nel pensiero economico borghese del Settecento, in Adam Smith, per esempio, quando sottolinea come la divisione del lavoro a livello della produzione della vita materiale comporti anche la divisione del lavoro a livello della produzione della vita intellettuale. Per cui, se nasce l'operaio che sa fare solo la capocchia dello spillo, ma non tutto lo spillo, analogamente nasce un intellettuale che sa una certa cosa, ma non un'altra. Per dire una cosa ridicola, modernissima, a un certo punto io ho un problema a un piede, vado consigliato da un podologo e il podologo mi dice: no, guardi, non è mio mestiere perché il suo male è un centimetro più su della zona dove io posso intervenire. Quindi insomma, è proprio l'idea, no, di un sapere tale per cui chi conosce l'orecchio sinistro non conosce l'orecchio destro. Tutto questo con la filosofia, specie con la filosofia delle origini, non ha assolutamente nulla a che fare, è esattamente l'opposto. Qui però non bisogna fare confusione con il marxismo, nel senso che spesso, beh, tu sai che esiste una stranissima idea, no? E cioè che tradurre un libro, che significa? Significa poter sostituire a un termine che appartiene alla lingua in cui è scritto il libro un altro termine che appartiene alla lingua di chi sta traducendo. La cosa non è così, perché le parole hanno uno spessore, un alone, un significato che va al di là della lettera. E allora succede che, per esempio, per il marxismo, tu trovi in testi italiani, tradotti quindi, trovi indifferentemente il termine Weltanschauung, visione del mondo, indifferentemente sia che Marx usi nel suo testo Weltbild, sia che usi nel suo testo Weltanschauung, che hanno due significati diversi. E è fondamentale mantenere questa differenza. Perché? Perché il Weltschild, il Weltschild è la immagine del mondo, il modello di mondo, di realtà, di cui lo scienziato naturale si serve per poter procedere nella sua ricerca, pronto evidentemente a modificare questo Weltbild quando si accumulino ricerche che smentiscono l'utilità di quella rappresentazione del mondo. Weltanschauung invece significa una presa di posizione dal punto di vista morale, l'idea di uomo, del destino dell'uomo, della dignità dell'uomo. Ora, è fondamentale che per Marx il modello in cui viene pensato il mondo e l'idealità etico-politica siano correlati, non identificati, per carità, non identificati, ma correlati, nel senso storicamente dimostrabilissimo,
che per esempio quando Newton o quando Cartesio propongono novità scientifiche cambiano i rapporti politici, diventano pericolosissimi per la Chiesa, diventano pericolosissimi per il potere politico, perché quel modo di concepire il mondo e di far scienza sottolinea l'elemento della critica, del controllo, della razionalità e non dell'autorità. Allora, sono correlati questi due elementi e purtroppo è successo al marxismo che questa correlazione è diventata una identificazione. E questo processo è avvenuto nello stesso momento in cui il marxismo è stato enfatizzato sostanzialmente come la guida della classe operaia dal punto di vista della lotta politica, per cui il più grande marxista è il più grande condottiero politico, cioè il segretario del partito, cioè Stalin. Mi fa molto piacere sentire che sopravvive e sopravvive ancora vivo lo spirito dell'unità, del sapere, o forse anche di più di quello che siamo abituati a chiamare sapere, l'unità della relazione dell'essere umano col mondo di cui fa parte. E infatti è stata la specializzazione e la divisione del lavoro a creare delle fratture che in sé sarebbero inesistenti perché io vedo anche nel mio settore fino al 1400, al 1500, c'erano figure di personaggi che erano simultaneamente avvocato, matematico, ingegnere, medico, cioè il grande Pascal era un giudice e Tartaglia, se non sbaglio, esercitava anche l'arte medica e così via. Ma a questo punto mi fa anche piacere sentire definire la filosofia come l'arte dell'interrogarsi, del chiedersi il perché delle cose, del cercare risposte ai propri perché. Ma vorrei fare, prendo lo spunto da questa osservazione, per far notare, quando abbiamo un bambino piccolo, in questo momento io qui ho un bambino di 2 anni e mezzo, ad esempio, inizialmente la maggior parte dei bambini è molto interessata a chiedere il perché di tutte le cose. Un po' alla volta, crescendo, si esaurisce lentamente l'epoca dei perché, non si estingue, ma passano un po' all'epoca del per come si fa questo, come si fa quello. Qual è la differenza? Se io prendo un giocattolo in mano, questo giocattolo perché esiste? Perché mi ci possa divertire, perché ci possa giocare da solo con i miei amici. Quando comincio ad aprirlo e guardare come sono fatte le leve, le molle, quello che c'è, voglio capire come funziona in modo da poterlo fare funzionare anch'io, oppure poterlo aggiustare, oppure poterlo modificare, o potermi inventare qualcos'altro di quel genere. Questo non è un atteggiamento riferito solo a un giocattolo, è anche l'atteggiamento di chi progetta, costruisce per lavoro, ma è anche l'atteggiamento dell'essere umano che non si accontenta più di chiedersi perché sono al mondo, perché morirò, perché siamo qui, ma vuole anche conoscere, oltre che la natura, il mondo, anche se stesso, come un qualche cosa di cui è comprensibile il modo come funziona. La mia vita è soggetta alle decisioni che prendo, alle scelte che faccio, le quali sono subordinate alla mia comprensione di come io essere umano funziono e come gli altri esseri umani funzionano. Mi sembra che questa evoluzione sia la stessa anche che un po' c'è stata storicamente con lo svilupparsi della tecnica, della capacità di fare, che porta gli esseri umani a incuriosirsi non solo relativamente al perché sono qui, perché le stelle stanno in cielo, ma anche al come funziona tutto questo, come funziono io, come funzionano le stelle,
come funziona la psicologia dell'essere umano, come funziona la struttura sociale. In certo senso, Newton, Leibniz, Cartesi si occupavano di cercare di capire meglio come descrivere il mondo e come funzionano i meccanismi del mondo che viviamo, al modo di Galileo, al modo di Copernico, eccetera. Ma questa è la via anche per una migliore, io penso, relazione con se stessi e relazione con l'umanità. Cioè, un umanesimo, penso, non può fondarsi solamente sul perché, ma ha bisogno anche di una profonda analisi del per come. E attenzione, il per come è soggetto, alla fine, a quell'idea galileiana che è: io sono un essere pensante, penso, medito, rifletto, eccetera, ma alla fine chi mi dice come funzionano le cose è l'osservazione dei fenomeni, quella che viene un po' enfatizzata, se vogliamo, in ambito scientifico, l'aspetto sperimentale, d'accordo, ma io non posso vivere di solo pensiero. Credo che anche Marx sarebbe d'accordo con questa linea. Questa pensi che sia un'evoluzione positiva o, come ritengono alcuni, una involuzione negativa degli esseri umani? Io personalmente, lo chiarisco, la penso un'evoluzione positiva. Se mi è permesso, inquadro un attimo un oggetto che sta... una macchina, è però una macchina, quindi, che richiede una tecnica sia per costruirlo sia per usarlo, però è una macchina che ha a che fare con l'animo umano. In fondo la gente paga il biglietto e si riunisce in teatri per ascoltare dell'aria che si muove, che sono i suoni prodotti da una macchina, e per suonare il pianoforte non basta pensare, bisogna capire il per come e familiarizzarsi con un qualche cosa che ha una sua logica, un suo funzionamento indipendente da noi. Spero di essermi spiegato senza essermi dilungato troppo. Noi siamo a confronto, a contatto con qualcosa che è maggiore del nostro pensiero, maggiore del nostro essere, individualmente, socialmente, come esseri. E io personalmente penso che questa evoluzione dal semplice perché delle cose al per come di tutte le cose, compresi gli esseri umani ovviamente, come funzionano, sia un'evoluzione positiva. Ma vorrei, propongo un commento su tutto questo. Guarda, il commento che mi viene da fare è, penso, sufficientemente chiaro. C'è una pagina della Fenomenologia di Hegel in cui Hegel sottolinea il piacere che ha il bambino nel gettare i sassolini nell'acqua. Perché questo è importante? Perché è il momento in cui il piccolo bambino sperimenta se stesso come capace di trasformare la realtà, di cambiarla. Appunto, non è solo a livello del perché, ma è già a livello del per come. Come posso usare la situazione esistente? Come posso cambiarla? Quali sono gli strumenti? Questo è Hegel. Un'altra pagina importante, e tu ci facevi riferimento, è una pagina di Leibniz, quando si discuteva dell'esistenza o meno delle sirene. Delle? Sirene, cioè delle donne, mezze donne e mezze bestie, certo, certo. No? Simpatiche. Ecco, e Leibniz risponde: quando non sia possibile mostrare la maniera in cui qualcosa si può costruire, quella cosa non esiste. Capisci che questo è un pensiero formidabile, perché
è proprio passaggio pieno dal perché al per come, e l'enfasi è proprio sulla capacità di operare nel mondo cambiandolo perché si è compreso come il mondo funziona. Quindi mi sembra chiaro che sono d'accordo con quanto tu dicevi. È sicuramente un elemento positivo il passaggio dalle due domande. E ti dirò di più che va particolarmente enfatizzato questo oggi per un'esperienza che abbiamo tutti quanti. Non so, sull'autobus, all'ufficio postale, per la strada, al bar, no? Noi incontriamo sempre gente che protesta contro loro, loro non si sa mai chi siano esattamente, ma sono quelli che fanno le leggi, che mettono le tasse, eccetera, no? E si arriva anche alla conclusione, sono tutti uguali arrivati a quel posto, ma nessuno che si pone il problema, ma perché ci vanno loro a quel posto e non mi faccio io, insieme ai miei compagni di lavoro, autore del mondo, autore dell'organizzazione sociale? E questo passaggio, questa presa di coscienza della capacità e del diritto in realtà e dovere del singolo uomo di farsi politico, riconoscersi politico insieme ai propri compagni, questo è un progresso enorme. E questo è il passaggio che Marx chiama dal mondo della necessità al mondo della ragione, della libertà. La libertà sta appunto in questo, quando io mi pongo il problema, ma come è fatto il mondo, come posso cambiarlo? Come posso cambiarlo? Ovviamente non nel senso della Hiroshima e Nagasaki negli Stati Uniti, ma nel senso, per esempio, della medicina gratis per tutti, della scuola gratis per tutti. Io conoscevo una volta una signora cubana, anni fa, era già crollata l'URSS, quindi Cuba era in una situazione molto difficile, e lei, portando me e mia moglie nella stanza da letto dove dormiva il bambino, ci disse: vedete perché io non abbandono Cuba? Perché io so che mio figlio potrà gratis, se lo vorrà, arrivare all'università ed avere un lavoro. Da nessun'altra parte del mondo questo avverrà. Ecco, questo salto, questo non solo perché, ma come trasformare il mondo in senso, nel senso di un arricchimento delle qualità umane e delle capacità umane, è indubbiamente il più grande progresso possibile, e noi dovremmo insistere nel sottolineare che il socialismo ha un fattore fondamentale che lo distingue da tutti, da tutta la storia, e cioè che il produttore controlla anche ciò che ha prodotto. È giusto, infatti, perché non deve essere alienato dal frutto del proprio agire. Ma allora è il momento adatto a chiedere: ma parer tuo, Marx è vivo? Lo chiedo in senso sociale, e in senso individuale, per me è vivissimo. Presumo, da quello che ho avuto modo di leggere qualche volta su internet, di tuo, che lo sia anche per te. Se leggo i libri di Diego Fusaro, vedo un'altra persona per la quale Marx è vivissimo anche come filosofo, non solo come produttore di idee politiche e sociali fruibili ed applicabili, sviluppabili. E
Però trovo anche che ha ragione Derrida quando a un certo punto dice che questo continuo gridare alla morte di Marx, il marxismo è morto, Marx è morto, assomiglia a un esorcismo. Si dice che Marx è morto per cercare di allontanarne la figura, preoccupati dalla sua perlomeno potenziale vivezza, attualità. Allora, trovo un po' sconcertante questa epoca storica nella quale la sofferenza sociale, perlomeno nei nostri paesi, è ormai così alta e la coscienza politica materialista, dialettica marxista, sembra così bassa, così allontanata. Allontanata soprattutto poi anche da tanti di coloro che ne dovrebbero trarre beneficio. Alla fine mi si viene a dire persino che non esistono più le classi. Farei un piccolo appunto a questo riguardo. Quando ci si chiede se esiste ancora la borghesia capitalista e il proletariato, si può magari anche puntualizzare. Possiamo dire, se vogliamo, non fissare l'attenzione sul soggetto, una persona che è capitalista oppure proletario, però sulle azioni. Perché dico questo? Perché quando mi si dice alcuni operai sono, gli operai ormai sono coinvolti nel mondo borghese per il solo fatto che sono anche loro piccoli detentori di piccoli pacchetti azionari che forniscono una resa che in fondo è un trasferimento di plusvalore. Se io investo 1.000 euro in banca, non lo posso fare, non li ho, ma se li investo e mi danno 100 euro di resa a fine periodo, io non ho lavorato, qualcun altro ha lavorato per produrre quei 100 euro, è un trasferimento di plus valore da qualche plus lavoro di qualcun altro che io non ho pagato. Ma dico, è l'azione dell'essere colui che vende il proprio lavoro ed è soggetto ad essere derubato di una parte di valore da chi ha i mezzi di produzione. Se poi io partecipo un po' ai benefici della banda del capo, quella è un'azione capitalista, mentre l'azione del lavorare vendendo il proprio lavoro ad ogni condizione, incluso il furto di plusvalore, in quel fare sono un proletario, nell'altro fare partecipo all'attività capitalista, ma non è che le due modalità siano scomparse. Mi sembra che siano due modalità fondamentali perché si tratta di decidere se il modo capitalista di accumulare plusvalore per la valorizzazione di capitale è un furto oppure no. Io dico che è un furto ed è una delle origini principali dei mali del mondo in cui viviamo. Altri lo rifiutano perché si tratterebbe di un'ideologia ormai defunta. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare coscienza sociale in questo senso oppure no? Insomma, Marx qui intorno è vivo o è morto? Dunque, a me interessa molto quello che tu dici, perché in realtà si presta a considerazioni varie ed importanti. Primo, accennavo prima che spesso i marxisti hanno praticato un marxismo che alla fin fine ha autorizzato il postmodernismo. Che vuol dire? Ma vuol dire che noi per decenni abbiamo prodotto e diffuso una visione meccanicistica della società. E questa visione meccanicistica irrigidisce le figure sociali, quello è l'operaio, quello è il padrone, quello è lo sfruttatore, quello è lo sfruttato. Ma primo, quando Marx pone il problema dello sfruttamento, non lo pone mai nel rapporto tra padrone e singolo operaio, ma lo pone a livello del sistema capitalistico nel suo complesso. E allora, per esempio, si scoprirebbe che la classe operaia non solo non è scomparsa, ma è aumentata. Ed è aumentata in condizioni di disagio
quali non aveva mai conosciuto dopo la prima guerra mondiale. E che vuol dire proletario? Anche qui la schematizzazione fa sì che il proletario sia la persona con le mani pesanti, la fronte bassa, origine contadina, è forte, un bue. No, il Quello dei proletario, manifesti degli anni 50, appunto, insomma. il proletario è colui il quale con il suo lavoro valorizza il capitale. Quindi, per esempio, quel tecnico, o quell'ingegnere, o quell'architetto, o quello scienziato che vuoi, il quale con le sue scoperte, con le sue teorie, con i suoi procedimenti, fa sì che la catena di montaggio sfrutti con maggiore intensità il lavoro operaio e produca maggior plusvalore, quello è un personaggio che con il suo lavoro produce appunto la valorizzazione del capitale. E Certo. allora l'antica divisione, l'operaio, quello con la fronte bassa e le mani pesanti, e l'intellettuale inserito nella produzione, va fatta completamente saltare. Ed un elemento fondamentale del 68, non tanto in Italia quanto in Inghilterra e negli Stati Uniti, fu il fatto che si chiamava movimento studentesco, ma era movimento Si chiamava, scusami. movimento studentesco, ma era Anzi. Ah, sì. fondamentalmente movimento di tecnici, di studenti avviati a svolgere un lavoro produttivo, avviati a svolgere un lavoro che avrebbe prodotto maggior denaro al capitalista. Ora, se noi cambiamo ottica e vediamo, capisci, noi abbiamo avuto questa esperienza fondamentale. La rivoluzione è avvenuta nella Russia zarista, con popolazione a grande maggioranza contadina, assolutamente lontana dalle tecniche moderne, e il Partito Comunista si è trovato di fronte alla necessità di industrializzare il paese nel momento stesso in cui creava operai, perché non ne aveva. Quelli che aveva fondamentalmente morirono nella lotta civile, perché furono i più eroici, i più avanzati, eccetera. Dovete creare l'industria, ma creare anche l'operaio. Ora, tu sai perfettamente che non si crea all'improvviso una classe operaia capace di gestire l'alta tecnologia. Per fare un esempio di nuovo, piccolo piccolo, sto a Cuba, in un'università, e mi dicono: quella collega fa un corso su Fichte. La cosa mi meraviglia molto, perché di solito non capita che un marxista faccia un corso su Fichte, né capita che un rappresentante di un paese sottosviluppato abbia addirittura coscienza dell'esistenza di Fichte. Allora io parlo con la collega e che succede? Scopro che il testo di riferimento suo era un capitolo di un libro di un filosofo sovietico, Ivenkov, sulla dialettica. C'è un capitolino su Fichte. Quello era il testo su cui lei lavorava. Questo lo dico per dire cosa? Non si inventano le specializzazioni, non si inventano le capacità, c'è bisogno di esperienza, di pratica, c'è bisogno di tempo. Ora,
Noi ne abbiamo avuto poco perché abbiamo avuto due guerre mondiali, abbiamo avuto la guerra civile, abbiamo avuto la terza guerra mondiale che si chiama guerra fredda, e tutto questo ha distrutto, ha stravolto, ha modificato profondamente la verità delle cose marxiste. È chiaro che noi oggi siamo in un'altra epoca, in un'epoca in cui primo, dobbiamo cambiare la visione ristretta che possiamo avere del proletariato. Secondo, capire che il discorso di Marx sul capitalismo non è mai sul capitalismo di un paese, è sul sistema mondiale capitalistico. Questo è importante, E quindi importantissimo. non c'è lotta di classe se non internazionale. Non vinci se tu vinci in un paese e il resto del mondo è capitalistico. Prima o poi ti rimangia. Il vecchio slogan dei cortei in cui partecipavo quando ero giovane, il proletariato non ha nazione, che poi Esatto. faceva rima con internazionalismo e rivoluzione, sì, Esatto. era uno slogan, ma era vero. È Infatti vero. ci sono un'enorme quantità di equivoci sulla storia dell'Unione Sovietica, perché intanto viene poco conosciuta, viene spesso liquidata in quattro parole, Sì, ma certo. Il decorso dell'Unione Sovietica viene interpretato come la conseguenza di tutte le scelte del partito bolscevico, Certamente. come non si dovesse tener conto che il passaggio da una società quasi preindustriale ad una industriale avanzata, il passaggio dall'idea del socialismo internazionale a quello, al socialismo in un solo paese, il passaggio da uno Stato che addirittura aveva ridotto ad un terzo gli effettivi dell'Armata Rossa, proponendo una conferenza internazionale di pace, di progressivo disarmo multilaterale che è stata rifiutata da tutti, è anche la conseguenza delle condizioni storiche, effettive, Certo, oggettive, del certamente. boicottaggio che sono stati soggetti, del rifiuto di ogni qualsivoglia proposta da parte delle potenze europee e borghesi. Insomma, le cose sono andate così. E le In fondo, cose quasi sono. nessuno si ricorda che per 3 anni dopo la rivoluzione c'è stata guerra nell'Unione Sovietica, non solo perché c'erano le armate bianche russe, ma perché c'erano anche dei contingenti italiani, francesi, inglesi, cioè sono Esatto, arrivati fin sotto la americani. porta di Kiev, se non mi È ricordo male, no? chiaro, è chiarissimo. Ora, C'è molto da sapere sul fatto che no, non è che i quattro bulloni hanno deciso di fare un'esperienza marxista e poi si è rivelato come hanno fatto tutto male. certo. E non sono proprio così le cose, giusto? Il problema è giustamente quello di studiare la stessa storia dell'Unione Sovietica nel contesto di un mondo caratterizzato da rapporti di forza, da potenze varie, e io non ho nessuna particolare simpatia per i gulag o cose del genere, però io non me la sentirei di, come dire, criminalizzare Stalin senza tener presente il mondo in cui Stalin sta, che non è il mondo russo, è il mondo internazionale, è il mondo in cui Infatti. hai il Giappone che lo minaccia da vicino, in cui ci sono gli Stati Uniti, in cui c'è la Francia che è disposta anche a perdere la guerra a favore dei nazisti per politica anticomunista, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo lavoro, chiaramente, è un lavoro di ripensamento teorico del marxismo, ma anche di ripensamento storico. Quando il compagno Togliatti diceva quella frase un po' buffa, veniamo da lontano, andiamo lontano, c'è una verità profonda. Esistono delle radici oggettive profonde che portano al socialismo, però bisogna saperle cogliere, interpretare,
collocare nel loro tempo e quindi trovare anche nel loro tempo i modi e le forme dell'azione e dell'organizzazione. Oggi, per esempio, un partitino comunista italiano è arrivato a questo punto, a stabilire la lista delle persone iscritte al partito che sono autorizzate a parlare della linea del partito. Gli altri, quelli che non stanno nella lista, non ne possono parlare. Tu capisci questo vortice di stalinismo cretino, perché a questo punto Ma diventa questo è cretino. l'opposto della presa di coscienza dell'essere umano, Beh, della liberazione dal preso di coscienza e quindi capacità di agire, è che in ovvio. fondo nella filosofia di Marx già è come se E c'è. come se c'è accidenti? Infatti io sto lavorando proprio sul problema del denaro nel capitale. E tu vedi come, trattando il tema del denaro, il taglio etico-politico del discorso di Marx è sempre presente. La categoria economica è sempre vista anche nella prospettiva etico-politica. Si tratta insomma di una visione del marxismo come di un insieme che abbraccia i vari livelli della vita sociale internazionale e che marcia in questa prospettiva. Ma mi pare che possa passare per ora, no? Certo, se ci sono solo 5 minuti prima di salutarci, Sì? prenderei uno spunto da un episodio recente. Noam Chomsky, io ho visto un'intervista nella quale a un certo punto dice: ma veramente c'è una via di uscita dalla crisi, che è una crisi di sistema capitalista borghese ovviamente. Certo che c'è una via di uscita, basterebbe che i lavoratori diventino proprietari dell'azienda in cui lavorano. Paritariamente proprietari, cioè del loro lavoro, proprietari del frutto della loro opera. Ma, aggiunge Chomsky, le banche non sarebbero contente di questa soluzione. Allora, mi chiedo, ma il mondo in cui viviamo ruota incastrato intorno a cose di questo genere? Cioè il potere, ad esempio, dell'idea delle banche, della finanza, scusa. Il denaro non è niente, è un'unità di conto che serve solamente a registrare, è una convenzione, un'unità di conto che serve a registrare il valore prodotto dal lavoro. Ce lo possiamo fare anche io e te, registrandolo su un quadernino elettronico, come ha proposto un professore di economia di Vienna, Franz Hormann. Tutte le altre funzioni sono funzioni che sono state aggiunte da una classe bancaria, finanziaria, che ha aggiunto a questa semplice utilità del denaro come unità di conto, altre funzioni che gravano sull'economia, cioè su che cosa? Sul nostro lavoro. Posso definirmi un operaio intellettuale in quanto professore? Del resto sono stato ufficialmente un operaio quando lavoravo all'Olivetti ed ero un operaio metalmeccanico di quinta categoria, timbravo il cartellino tanti anni fa. Io auspico, sparo, ci sia un forte risorgimento della cultura marxista, del sapere marxista, della capacità di utilizzarlo come strumento di liberazione, non di chiusura dentro le scatolette di questi partitini che hai appena descritto, Sì. che sono una struttura che pensa alla linea, no, momento, alla liberazione. Certo, come vedi tu hai tracciato e la nostra conversazione ha tracciato un piano di lavoro grande, enorme, nel quale noi possiamo svolgere un piccolo ruolo, ma dobbiamo svolgerlo. Sarà piccolo, ma vabbè, quel piccolo dobbiamo riuscire a farlo. In questo senso io spero che noi manterremo contatti e che arriveremo rapidamente a forme di collaborazione. Tu sei Molto d'accordo? volentieri, è stato un piacere. Ringrazio.